Ciao, bentornata Sant'Anna di Felicità. Oggi voglio condividere con te una riflessione che ho fatto dopo aver ascoltato alcuni amici, alcuni pazienti lamentarsi delle difficoltà che stavano affrontando in questi giorni. La riflessione che ho fatto è che anch'io in passato, in certi momenti difficili, li ho logicamente vissuti male, no? Con preoccupazione. Però quando ne sono uscita ho sempre imparato a conoscermi un po' di più e quindi che le difficoltà mi hanno insegnato ad apprezzarmi e a capire un po' chi ero. Io quando intendo difficoltà mi viene in mente quando magari non ho dato ragione ad un capo, quindi voglio dire sono stata fedele ai miei valori, ai miei principi e non ho fatto magari quello che mi veniva chiesto dall'autorità. Di solito io sono una persona che se può assolutamente ho questa base compiacente, no? Che se posso fluisco con le richieste altrui e anche dell'autorità, però quando vanno a ledere dei miei principi che io sento profondi dentro di me, come dire, sono riuscita a tenere fede a me stessa e a dimostrarmi che non succedeva nulla di catastrofico e sì, avevo delle difficoltà, ma erano difficoltà che potevo superare. E quindi ho pensato che la chiave del successo sia anche dovuta al coraggio che noi ci mettiamo, cioè se noi riusciamo a tenere fede ai nostri valori andando oltre alle paure, quindi utilizzando il nostro coraggio, noi ci sentiremo bene dentro di noi, quindi saremo in buona compagnia con noi stessi e inoltre di solito diventeremo tra virgolette più attraenti, perché le persone che sono coraggiose diventano attraenti perché gli altri in qualche modo capiscono che troveranno una barriera se gli si chiederà delle cose che vanno contro. Quindi pensiamo un po' a quando diamo per scontato di non dover avere difficoltà, perché invece le difficoltà ci insegnano chi siamo e guardiamo a questa cosa che se saremo coraggiosi ci sentiremo forti, imbattibili e avremo sempre più successo perché saremo più attraenti agli occhi degli altri. Grazie e alla prossima istantanea.